Ok ragazzi, vediamo come funziona un roadbook. Allora, il roadbook nella parte iniziale c'è la presentazione dell'evento, specifica appunto che è la terza tappa. Ismolas, 166 km, quindi vuol dire che è un anello, perché da dove si parte si ritorna. Buongiorno mondo! Iniziamo bene. Spenta la moto. Vabbè, ripartiamo. Quando è fredda fa sempre così. Buongiorno mondo! Legend Rally! Sardegna, provincia di Cagliari. Benvenuti a questo tutorial sull'uso del roadbook. Intanto ragazzi che mettono pezzi di roadbook. 3 giorni, la tappa di oggi sono circa 280 km, e possiamo direi partire. Ok, allora la prima nota 00, adesso dobbiamo capire dov'è che dobbiamo resettare la nota. Ah, è qui la partenza. Ok, 3.43, la nota è questa, incrocio pericoloso, quindi correggiamo il trip master perché eravamo un po' più avanti, quindi 3.43, eccola qua, perfetto, e vado a sinistra. Indicava incrocio pericoloso proprio perché ovviamente ci mettiamo sulla statale. Ok, 30.88, entriamo in fuoristrada, finalmente inizia, 30 km di trasferimento, sono morto. Qua era fighissimo perché c'erano tutti questi groppettini, non si vedono nel video, ma era un cinema. Poi ok, 88, vediamo un po' dov'è il 92. Dopo 30 km di trasferimento era... Sì, c'è un po' più avanti, quindi è qua. 33-92, ritorni sulla strada principale. Qua i ragazzi dell'Africa Twin Club li ho visti sotto, ho detto ma come sono finiti lì sotto? Invece poi non era caduto nessuno, ci si sono infilati di proposito. Detto che è viscido il punticello. Sì? Grande Ale! Dovresti salire lì dritto, sì. Tra l'altro tanto di cappello, perché con le bicilindriche qua era dura. Tra l'altro una ragazza c'è anche finita dentro questo acquitrigno, che ve lo raccomando, tutto bello stagnante. Qui basta passare e non aprire il gas, se no è un guaio. E cacaio. Quello era un termine tecnico. Io rido perché quando Lara monta i video che mi mette pure ste clip art qua, me le immagino quello che pensa mentre li monta. Sinistra. Cos'è?
comunque il bello è la differenziazione proprio di terreni, dal sabbione alla terra morbida come questa, rossa, tra l'altro rossissima, alle pietraie, le tagliafuoco, cioè molto molto vasto. È una manifestazione davvero bella, perché non è competitiva e negli anni si è creato uno spazio comunque tra i rally internazionali, proprio per la sua caratteristica di non avere l'assillo del cronometro, no? Quindi tu riesci a concentrarti sulla navigazione e questo permette anche ai neofiti di sperimentare proprio con la traccia del roadbook piuttosto che del GPS. Quindi prendere confidenza con gli strumenti di navigazione, prendere confidenza con il tipo, che poi vi spiegherò in un'altra sede esattamente come serve. E i piloti professionisti si possono appunto allenare per le preparazioni internazionali, per le Dakar, le Africa Pro Race, comunque tutte quelle gare che sicuramente richiedono tanto di concentrazione. La Sardegna, proprio per la moltitudine di differenziazione territoriale, permette un po' di sperimentare tutte le tecniche di guida, tolte magari le immense dune di sabbia dakariane, ma ti permette di sperimentare molto. Oltretutto anche il fatto che sia un po' sempre in itinere, no? Perché quando l'abbiamo fatto a giugno era nella zona di Arborea, quindi nella zona centro-ovest della Sardegna. Invece adesso era la zona più di Cagliari e anche qui si vede la differenza comunque del terreno, perché là era molto più sabbioso, per esempio. Qui offre panorami un pochino più montanari, molto più in alto. Oltretutto, una cosa che vorrei aggiungere è che comunque questo rally riprende in pieno le tracce o comunque le reminiscenze del mitico Sardegna Rally Race del passato, del campionato del mondo. Quindi ovviamente si ha anche proprio un sapore di percorrere tracce 7:40 gare dritto. toste. Cosa che ognuno credo che maturi la propria personalissima tecnica di lettura degli strumenti di navigazione, perché per esempio il fatto che io stia parlando non è solo legato all'uso della GoPro per rendervi partecipe, ma è anche perché mi aiuta a urlarmi le note nella testa. E 7:96. non vi nascondo che spesso quando sei un po'. 96 destra, 29:02. Quando sei super preso nella navigazione, mi urlo destra 100 metri e poi vado a sinistra. La neve agli 29:93, arti sinistra Colli più sinuosa. vicino allo sale, sotto il maestrale, urla il bianco impennato. Ai Carpazi qua, un po' meno freddo qui, ma si congelava. Primo giorno di Gibraltar Racing 2018 con l'Africa Twin. A 2000 metri con dei cani che ti correvano dietro, volevano morderti gli stivali e tu, isolato nella pioggia e ogni tanto un pastore ogni 2 ore più o meno. Il pensiero era, se finisco in una fossa con la moto, vabbè, qui giace inesorabile Riccardo Prada. È stato comico anche quello. Ai ai ai. Ok? Per me il rally è finito. Cosa? Per me il rally è il motore sopra. Ha spaccato il carter sto ragazzo, quanto mi è dispiaciuto.
Una pietra, qualcosa, proprio Sì, ho il numero spaccato 1 completamente il dell'assistenza, carter. ce l'ho, sì. E quello è l'olio. E nella discesa, nell'ultima discesa, quella di Sassi, ero dietro di te, ero dietro di te. Nota 94. 90, scusa, la nota, la 94. 94. Ecco, una cosa Purtroppo ha importante. rotto il motore. Durante i rally Buongiorno. può essere che Ah, avvengano dei controlli sporadici da parte di commissari di gara che grazie gentilissime. ti chiedono l'evidenza della nota Grazie. corretta. E questo comporta che se tu non sei più uno meno uno nella nota corretta vieni squalificato o ammonito, perché ovviamente si deduce o si presume che tu sia alla ruota di qualcun altro. E ovviamente non vogliono che questo avvenga per due motivi. Il primo perché tu non stai navigando e quindi non tieni presente le segnalazioni anche di pericolo che vengono indicate, quindi sei un pericolo ambulante. Secondo perché non stai facendo la gara individuale, perché sei alla ruota di qualcuno, ma se quella è la tua passione vai a fare una gara di enduro, non una gara di motorello. Questa qua era una bella discesina scorrevole di pietre smosse, ovviamente indicata, no? Sul roadbook era proprio indicato. 4403. Qui lasciarla andare, tu puoi lasciarla andare, non usare più tanti freni. Contropendenza. Comunque il bello è l'aria che si respira, cioè il fatto di essere comunque al bivacco Veramente? tutti insieme, con esperienze, chiacchiere, impressioni della giornata e poi invece passi la tua giornata individuale, no? 44-19 dritto. Non ho capito cosa stessi vedendo lì, però vabbè, a volte dico cose da Bomba solo. davanti, buca. Porca miseria. Qua è successo, questo è stato il mio Sarebbe bella la primo linea rientro mossa in moto dopo lì, completamente l'incidente. sgonfia, però riesce lo stesso a abbracciare, solo che in curva è un disastro. E in realtà ho passato un'ora e mezza nel pensiero Sgonfiata la di linea mossa. non essere in grado di saper guidare più la moto perché il davanti andava malissimo. E poi in realtà vai a scoprire che la gomma davanti era completamente fritta. Buongiorno, giorno numero 2. Giorno 2. Siamo appena partiti. Ho dovuto ritarare dico perché avendo messo dentro la mussa è cambiata completamente la circonferenza. La gomma davanti è dura come la pietra. Era una mussa un po' grossa. Vabbè. Poi si è rivelata la scelta Buonaventura. vincente. Ovviamente il rotolamento della gomma è determinato dalla pressione dell'aria piuttosto che dalla dimensione della gomma stessa o della camera d'aria o della mousse. Essendo cambiato tutto, ho dovuto ritarare. Ecco ragazzi, sta cosa io mi sono fermato, l'ho voluta filmare perché per favore. Cioè, queste cose io adesso. Ovviamente abbiamo oscurato la targa perché non voglio creare una denuncia, come dire, anonima, però una rabbia veramente enorme, cioè fregarsene completamente. Poi il karma insegna, perché adesso guardatevi la scenetta simpatica. La moto non gli parte, però al di là di quello poi è anche scivolato giù dalla rupe lì, dalla roggetta. E lì ho detto vabbè, crack. Scusa amico mio, però guarda, no, sta cosa no, sta cosa non si deve fare. Raccattiamolo Vai, 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 vai. dopo, cioè, non è bello andare in giro con un
pezzo di alluminio piegato, perché è anche pericoloso. Però piano piano, e poi almeno lascialo lungo pazienza. Una strada pubblica, così almeno la probabilità che qualcuno lo tiri su, piuttosto che insomma quasi si riparte. Ah, qui entrava una tratta più boschiva, molto carina. Ecco, notate il roadbook, se riuscite a leggere, no? 20:61 la prossima nota, siamo a 19:73, quindi sai che a breve dopo dovrai intraprendere, c'è un pericolo, punto esclamativo, e poi tenere la destra, ma sbocca comunque su una strada, la traccia è grande, no? Quindi è indicata una striscia grande, quindi la strada vuol dire che è una strada asfaltata. Ok, facciamo questa precisazione: quando ci sono i punti esclamativi c'è da stare molto attenti. Io per esempio infatti mi identifico con l'arancione. Un punto esclamativo è un avvertimento, un avviso. Per esempio in questo caso è un avviso blando, perché ti dice: ehi, guarda che questa strada è aperta al traffico locale, quindi vai piano per evitare di prenderti un fiorino frontalmente. E ogni riferimento è puramente casuale, se mi stai ascoltando. Due punti esclamativi vuol dire che c'è una segnalazione più grave, possono essere delle buche non visibili, comunque bisogna iniziare a chiudere la manopola del gas. Tre punti esclamativi, ragazzi, chiudete il gas e leggete bene. Potrebbe esserci un dirupo, potrebbe esserci un cavo dell'Enel a 1,5 metri, come è successo ad un rally di giugno. Quindi leggere bene, perché mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri per uno sport comunque è sciocco, già di per sé è molto pericoloso. Quindi le note sono la vita, cioè se ci si perde va bene, ragazzi, cercate anche magari di mettervi alla ruota di qualcuno, fate quello che vi pare, ma non guidate con il ritmo come guidereste con le note, perché siete completamente alla cieca. Se c'è un pericolo e non siete in grado di leggere le note perché vi siete persi, potreste subirlo. Quindi piuttosto chiudete un pochino il gas, quando dopo vi ritrovate sul roadbook nel punto giusto potete ripartire a divertirvi. Però al ritorno, ma non credo di averlo filmato, al ritorno ho tirato giù un po' d'India con la spalla placcata. È stata una bella esperienza, fortuna vuole che avevo messo la giacca. Niente, qua fino allo stop abbiamo finito. E ho stretto troppo. Mamma mia, vedo il filmato e ho voglia di tornare in moto. Mamma mia, è una droga. Mi rende proprio una droga. Poi è bello quando ti trovi in gruppo, no? Con dei ragazzi che hanno un passo analogo al tuo e non c'è polvere, quindi non hai neanche grande esigenza di superarli per non mangiarti polvere, no? È bello condividere, vabbè, quando si stretta la vela, però è bello condividere un sacco di chilometri insieme, perché ognuno fa la sua gara, però ti senti parte di gruppi, ecco, di un gruppo. Ed è, sono tutte e due percezioni diverse. A me piace molto viaggiare da solo, ma mi piace anche incontrare compagni di avventura. Voi cosa ne pensate? Anzi, scrivetemelo nei commenti, cioè come preferite affrontare un viaggio? Tutto in solitaria, tutto in compagnia, un po' e un po', io magari piace a me. Paziente, liri dai ritorsino, credo. Queste sono zone che assomigliano molto ai sottoboschi nel Piacentino, alle nostre parti. Adoro il sottobosco.
sono infimi, perché ci sono dentro dei bei crepacci, è bello scorrevole, ma ogni tanto tac, che ti frega. Qua c'è qualcuno che mi precede perché si vede la nebbia costante. 12.01 dritto. I Simpson sono stati tutti. Questa Lara non l'ho capita. Dovrò chiedere alla mia collega. Ma Riccardo, non vedi che è tutto giallo? Ovili, vai piano. Bisogna andare piano. Primo perché potrebbero comparire degli animali di punta in bianco. E se li prendi sono dolori per te e per l'animale. Ma se l'animale è grosso, principalmente lo sono per te. E secondo perché ci sono pastori. E dato che qua ci vivono di fauna e flora, farli arrabbiare non è l'ideale. Primo perché sono dei tiratori scelti, secondo perché sennò questo sport qua a breve lo faremo solamente alla PlayStation. Quindi nel rispetto e l'amore di questo sport, se è scritto vai piano, vai piano. Ok. Qui potevi andare un po' più forte, quindi va bene. 48.98, punto esclamativo, credo buca. Ok? Tutta la benzina! Sei a secco? Secchissimo. Ma hai una cannuccia? No. Il mio amico sta scendendo. Sto pensando. Manca molto a arrivare sulla strada. Mi fa Antonello sulla strada. Ma qua c'è un ovile poco dopo. Non credo. Anche perché è un bel po' che siamo in speciale. Speciale in tappa. Non c'ho la cannuccia, se no te ne davo un po'. Adesso sento col mio amico, adesso provo a ribaltarla. Che ma pensandoci bene, la cannuccia c'è. Non c'abbiamo una cannuccia, vero? Non pesca più? No, pulita completa. Io non è che c'è, anch'io ce ne ho tantissima, ma... Da qui arrivare la strada? Qui arrivare la strada? Vabbè, ci saranno 4-5 km. Stavo guardando se la cannuccia dello sfiato benzina fosse sufficiente, ma era di 3 cm. Perché non l'hanno segnata a sto giro la benzina? Si potevano dirlo. E no, era segnata prima là. Ah, nel GPS non te l'hanno già andata la... Ah, voi non l'avete fatta la 72? No. Eh perché sì. Perché non se l'ha segnata nelle... Mancano 40 km a un benzinaio da qua. Ciao. Come 40 km? Giù alla statale quanto manca, te lo vedi? Prova a vedere, aspetta. Qui cosa stavo facendo? Cercavo delle note con strada grande, no? Per dedurre che stessi uscendo allora, dal... No, tra 3 km ci sono strade asfaltate. Tra 3 km ci sono strade asfaltate, poi però non so. Ma quando arriviamo lì ci sarà. E adesso provo a ribaltare la moto, magari un cicotto farò c'è qualcosa. Qui sono 3 km. Io ce ne ho quella che vedi di là più questa di qua. Una cannuccia ce l'hai, è quella dello zaino idrico. Esatto. Ah, quella dello zainetto. Sì. Ah, si potrebbe usare quella, ma ci si arriva? Addirittura. Per quello si arriva. Bisogna vedere se... Ragazzi, un metro di cannuccia da benzina. Che non l'ha segnato il benzinaio. È stracomoda. Avevamo il fuel.
Infatti io ho detto, boh, arriveremo in zona ristoro, ci sarà... Ieri c'era la bandierina Fuel, perché l'abbiamo certo, vista. Certo, no. Era... C'era qualche d'un altro su che chiedeva, dopo noi andiamo giù, non manca molto. Invece, cioè, qui lui l'aveva finita proprio. E anch'io ne ho, cioè comunque devo farla anch'io tra poco, Immagino. Cioè non è che ne ho molta. Se vuoi un litro te lo do, cioè. Sì, ti ringrazio. Anche perché tra i tre sono quello messo meglio sicuramente, perché io l'ho fatta. Ah, io spaccio di benzina. E ce l'hai un Se prendiamo tutto, ci abbiamo tutto, adesso tu si mette più alto, l'altro più. Benissimo, siamo arrivati, 190 km circa, secondo giorno, davvero davvero vario, tantissime differenze di percorso, dal sottobosco alle pietraie, le fangaie, mulattiere, zone super scorrevoli, zone velocissime, qualcosa come 150 all'ora, ho fatto un paio di video, dopo ve li farò vedere. Che dire, ringrazio tantissimo Bike Village, io spero che tutta la parte di spiegazione del roadbook, un pochino il messaggio sia arrivato, e che dire, alla prossima ragazzi, ciao!